sono stati oltre 300 gli studenti che hanno partecipato a Sharing the Future, evento che si è svolto presso l'Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche in occasione del centenario dell'ente. L'evento, organizzato dall'Unità Comunicazione del CNR e dalla Fondazione Mondo Digitale, si è articolato nel format del Role Modeling, singole sessioni per creare opportunità di confronto tra studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici del CNR, con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della scienza e mostrare loro modelli positivi di riferimento. Quest'oggi i temi che tratteremo sono tantissimi e molto importanti. Partiamo con la robotica marina, avremo proprio un robot in sala con cui i ragazzi potranno anche interagire. Parleremo di scienze della vita, di energia pulita, di sostenibilità, di transizione digitale e di intelligenza artificiale in un confronto continuo tra i nostri colleghi e le nostre colleghe e i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato. L'incontro, moderato da Marco Motta, giornalista RAI Radio 3 Scienza, è stato aperto dal videomessaggio della presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, che ha sottolineato come oggi ci sia sempre più bisogno di scienza per rispondere alle grandi sfide del pianeta. La presidente del CNR diceva: magari sarete voi un giorno, no? Poi a raccontare le vostre ricerche ad altri ragazzi di generazioni future. Questo titolo della giornata, Sharing the Future, condividere il futuro, è perfetto perché riguarda loro in prima battuta e riguarda il futuro della ricerca. C'è molto bisogno di far aumentare la cosiddetta cittadinanza scientifica, lo diceva prima la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. La Fondazione Mondo Digitale da oltre 20 anni si occupa di scuola, di giovani, ma anche dei fragili. È per questo che noi vogliamo farli incontrare con le eccellenze italiane, con chi veramente dedica passione, entusiasmo, creatività per la scoperta e per il progresso dell'umanità. Quiz scientifici hanno coinvolto e divertito gli studenti. La prima domanda è proprio una definizione. Quindi la definizione è: che cosa è la chimica? Avete, come sapete, quattro possibilità. Scegliete quella che vi piace di più. Vai, bravo! Ma bravissimi! Allora, io voglio ringraziare chi ha detto una tortura per gli studenti delle superiori. Esatto. Devo dire che ora, visto che siamo verso la terza ora, sono ancora tutti dentro, silenziosi e attenti, direi che la giornata sta funzionando bene, ecco. Se facessi la ricercatrice, da grande probabilmente tratterei dell'argomento della robotica marina. Mi piacerebbe operare sull'inquinamento marino. Uno degli argomenti che mi è piaciuto di più è stato l'intelligenza artificiale.